Allora. Vita? Ok. No, cioè, ovviamente sono morto per poi salire di livello. Ormai va così. Non ci si fa niente. Sto pensando se evitarli, perché veramente sono tanta gente. Ma visto quanta roba ho bisogno, non penso mi convenga. Butto un po' di torrette. Piano, piano. Forza, 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 forza. Occhio, quelli sopra. Mi riammazzano. Mi riammazzano, raga, non c'è niente da fare. Sto guardando cosa posso fare. C'è della vita? No, non è vita quella. Quanta gente c'è ancora? È buono. Perché continuano ad apparire, il problema è quello. Niente, niente. Immortali. Tocca usare col lanciarazzi qua, perché sennò 5 colpi. Ancora? No, niente, non si fermano. Niente. Tocca riempire veramente di torrette. Occhio. Cacchi di balletelle. Fine? Abbiamo finito? Ok, no, è perché sai. Allora. Eccoci. Quanti ne hai? Troppi. Nice. Mi serve un checkpointino, per favore. Il termonator modulo non ce l'ho, vero? No. Quanta cacchia di gente c'è qua dentro. Holy shit. Sono satanati e bisogna stare attenti. Dammi il termo o cosa, va. Forse potevo congelare, cioè farli annegare. Avrebbe avuto più senso. Ma sono morti? Ah, pensavo che fosse acqua alta. Va bene. E ti alzi o... Ah, ok, me lo dici così. Quanta vita ho? Un cacchio di quadretto di vita. Un checkpoint mi serve, please. Vi chiedo per favore. Guarda quanta gente ce l'ha. Aiuto. Aspetta un attimo, allora facciamo una cosa. Allora, vaporizer su quelli. Merda. 5 colpi ho voluto. Adi. Ah, è lontano proprio. No, vero? Come facciamo?
Posso provarci con questo. Aspetta, non è che ci provi. Funziona. Cosa mi hai aperto? Vabbè. Aspetta, Eric. Calmo. Mi date un checkpoint, vi prego. Non della vita, un checkpoint mi serve. Mi va bene anche le robe, perché queste vanno più che bene. Almeno posso riprendere la mia roba. Però mi serve un checkpoint, sennò se ricomincio è un casino. Dovrei usare anche quello. Aspetta un attimo. Ce la faccio, fermi. Allora, mettiamolo al posto di quello. Torretta. I bambini lo mettiamo al posto di questo. Per ora. Se ti muovi, vero? No? Oh. Bene. Che miseria, stavo guardando quello in alto. Stavo guardando quello in alto e non ho visto lui. Dai, vai. Vai. Occhio dappertutto. Ok. Stavo guardando quello a destra e non quello in alto. Ma perché deve essere così complicato questo minigioco? Cioè, come fai a memoria? Quello in alto. Cioè, a memoria, veramente. Non è fattibile. Cambio. Non si può. No. Cioè, devi imparare la memoria, nel senso che ti impari quando c'è il cambio. Nel momento in cui c'è il cambio, te fai tac tac e sai quando è il cambio. Cioè, ditemi voi. Dovrebbe essere questa roba sopra? Per dopo? Per... Ok. Come vi posso dire? Per grindare. Via. Allora, una volta che abbiamo finito questo, raga, dico io, andiamo a completare bene tutto quanto. Vai fuori dalle palle. Andiamo a completare bene tutto con come si chiamano? Mi mancherebbero in realtà anche le sfide alla corp. E poi mi manca andare a raccogliere quei cristalli, ma il problema è che lì erano tostini. Erano tostini perché ci sono i conigli che sono forti. Conigli ghiacciati. Che sono ovviamente quelli di One Piece. Non mi venite a dire di no. C'è qualcuno che spara, ma non me ne frega niente. Anche perché non ho vita. È quello che mi interessa. Boia. Ecco, è quella, la stanza di duplicazione del Protopet.
Scusate, ritardo. Non volevo. Ho avuto dei problemi con le guardie. Nessun problema. Appena in tempo. Nessun problema. Vediamo se questo coso funziona. Sembra che cerchi di dirci qualcosa. No. Negato, negativo. Arrivederci! Divertitevi con l'igienizzatore. Ricordate di averlo comprato da Steve. Ma chi è? Ah, è Steve. Steve McQuark! In persona. Ora che ho venduto il mio milionesimo igienizzatore, posso permettermi di finanziare il ritorno del più grande supereroe di tutti i tempi. Che comeback! Il Capitano Quark! Tutto quello che devo fare è riuscire a trovare una galassia con dei nuovi fan. Così potrò salvarli tutti da un nuovo disastro! È impazzito completamente. Ma signore, non riesco a capire. Dottor Fizzwidget! Quella era la moglie di Clank. Era. Si mette male. Va bene, ma che cosa diavolo sta succedendo? Era una censura. Permettetemi di spiegarvi. Sto per salvare la galassia dai Protopet e voi state per diventare il nemico pubblico numero uno. E il due? E il tre? Guardie, circondateli! Sorridete, siamo in onda. Cittadini di Bogon, io sono il Capitano Quark. Sono venuto qui ora, nel momento più buio della storia, per far tornare a splendere la fiaccola della giustizia. Io adesso mi ricordo cosa succede. La fiaccola della giustizia! Come sapete, una minaccia vivente chiamata Protopet è stata liberata nella vostra galassia. Ma non abbiate paura, perché io, il Capitano Quark, ho catturato i colpevoli. Sì, onesti cittadini, questi sono gli artefici di tutto, il cervello che ha organizzato l'esperimento mortale della Megacorp. E ora con questo super elettro gadget di mia invenzione porrò fine alla tremenda minaccia del Protopet una volta per tutte. Quello è il mio Helicomorph, io l'ho inventato. Restate collegati, cari sono ascoltatori, due guardie, mentre dai. Amplificherò il segnale di questo elicocoso e renderò tutti i Protopet della galassia completamente inermi. Ora permettetemi di dimostrare. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ma l'elicomorfo funzionava o no? Direi di sì. Forse posso ripararlo. Avanti, Clank. Andiamo a riprendercelo. Ma raga, ma è... Era questa? Oh merda! Ma è la battaglia finale allora! Cioè io, raga, questa è la battaglia boss in cui io mi sono bloccato nella mia... quando giocai a Resident Clank 2. Non riuscivo a battere questo boss. E adesso ci sono davanti. Non pensavo che fosse qua. Holy shit! Non pensavo che fosse qua. Non me la ricordo sta arena e sta porta d'ingresso tutta sfasciata. Allora. Abbiamo il teletrasporto, eh. Merda. E no raga, io devo fare, voglio finire prima le altre cose. Cacchio però. Ci siamo? Perché pensavo che fosse proprio un pianeta a parte. Ci fosse proprio un ultimo pianeta con quella battaglia lì. Va bene. Nulla di troppo.
Andiamo a fare l'arena della Megacorp, volevo fare, e andare a prendere i cristalli nel deserto di ghiaccio. Mi mancano anche le sfide all'overbike. Questa me l'ero scordata, la prima, l'altra l'hanno fatte. Infatti ho collegato quello e ho detto no, beh, quelle ho fatte. E invece no, qua mi mancano. La 2, la 3, la 4, la 5. Avevamo fatto solo la prima, giusto per. Ok, è un po' come quell'altro. Perché qua ho aperto armi e turbo disponibili. Poi magari mi attaccheranno. Quella roba lì. Boh, raga, è già difficile il primo pezzo. Io non so come cacchio facciamo a fare quelli dopo. Caverne principali aperti, caverne aperte, armi dure. Ma mi sa che ho trovato anche una scorciatoia, non vorrei dire. Cioè, è stata più semplice questa praticamente rispetto alla seconda. Non capisco che cacchi di difficoltà c'hanno. Che non credo di attaccare una regia. Ma è come quell'altro. Recuperata all'ultimo questa, tra l'altro. Cioè, la cosa divertente è che ti danno un distacco di tre giri praticamente all'inizio. E poi alla fine poi li ho recuperati tutti e quattro che erano tutti lì attaccati. Ma io sono esploso un paio di volte, quindi comunque c'è roba. E questo è più difficile. Olè! Boh. Basta. Chiuso. Circuito esperti. E anche questo l'abbiamo fatto. Non so quanti bolt. Perché non mi. 15.000. Me ne saranno comunque troppi, ma vabbè. Abbiamo ancora un po' di cose da fare. Ah, Arena Megacorp, infatti, manca un sacco di roba. Però io, scusate un attimo, avevo fatto i gravi scarponi, ho fatto l'infiltratore, l'arachnoide e non ho fatto gli altri. Ah, lì. Tocca fare anche gli altri. Sfida il megapede. Aspetta, questi sono nuovi. Sfida con armi limitate, usa solo la chiave. Cos'è il megapede? È il coso di. Posso. Via. Aspetta. Questi. Ah. Boia. Piano? Non è morto subito. Questo è un problema. Ma tutti i pezzi qui devo ammazzare? Aspetta, aspetta. Mi sa di sì, eh. Cioè lui perde un pezzo e lo devo colpire. O no? Merda, ho finito i colpi. Allora, datemi una mano un attimo voi. Poi andiamo a fare un attimo. Adesso le mie armi. Tocca mettere. Ho lo shuriken. I tizi non mi aiutano troppo. Mi serve lo sniper. Mi serve lo sniper. La cosa delle torrette. E mi serve. Mettiamo gli shuriken. Aspetta. No, ma lo sniper come fai? Beh. Basta essere un pro di Fortnite. Aspetta. Easy. E qua. Ma anche con. Vedete che ci sono le torrette ancora? Dover far salire di livello le mine qua, dai, che non è male come cosa, almeno. Buono, buono. Ma continuano ad uscire missioni. Megapede in 3 minuti. La sfida impossibile? 200.000? Aspetta. Aspetta un attimo. Che qua tocca fare un attimino. Una ricarichina 200.000. Probabilmente con 200.000 arriviamo a comprare come cacchio si chiama? L'armatura? Mi ricordo che costava 250.000. Però va bene. Allora, non so che cosa dovrebbe essere. Olè! Ma si vedeva, eh.
Rimbalzor? Beh, super rimbalzor. Quanto sono grosse quelle mine? Va bene. Comunque sono... cioè sono al 26 per esempio adesso di round. Però ci sono i punti di domanda, vuol dire che l'antica che sono infinita. In teoria no, perché se sono 200.000 vuol dire che ci sarà una fine. Mi sa che ho vinto. Erano 60 round. 60 round erano. Ed era l'ultimo. 200.000 volte. Se lo rifai, 60.000. Buono. Non posso comprare comunque lo Zodiac. Però per l'appunto l'armatura magari sì. In realtà ci mancherebbe anche il Rhino 2. Però ci sono le sfide anche qua. Sfida 1, 2, 3, 4. Noi avevamo fatto giusto disabilita le difese, vero? Già. A posto, le sfide qua sono sempre le stesse. C'è sempre un qualcosina da fare con i nemici. E poi c'è l'ultima che è da gareggiare contro il tizio. E io comunque non continuo a non trovare quel bolt di platino anche nelle altre sfide là. Cioè l'unica cosa che mi viene in mente, che è strano, però magari tipo non devi mancare nessun cerchietto. Però lì è strano perché sono dei bolt, al massimo quello è un punto abilità. Che poi in realtà io adesso mi sto chiedendo, ma se compro questa da 250 non è meglio? Cioè devo avere per forza questa base anche? In teoria no. Cioè a meno che non mi dicano la percentuale si somma fino a che non arrivi al 100%, che è cumulativa. Per me non ha senso comprare quelle lì vecchie. Le ho comprate lo stesso, però non ha senso. Anche questo, raga, dovrebbe essere fatto. 0 pietre lunari, 3 rifiuti. Yes. E ho finito, non ho mandato niente, ho mandato solo quei soldi lì, 280k, ma le armature le ho comprate, adesso rimangono praticamente fuori. C'è solo armatura 3 che costa 1.000.000, Rhino 2 che costa 1.000.000, Zodiac che costa 1.500.000. Non c'è nient'altro se non da andare un attimino da lui. Yes. Perché ho un po' di bolt. Solo 6? Cacchio. Solo 6 ne ho. Allora metto l'aggancia sul rimbalzo. Potrebbe essermi utile. E il resto è tutto acido. Acido sul rimbalzor. Acido sul... mettiamolo sul mega lanciarazzi. Questo è purtroppo... ho recuperato un po' di volte di platino mentre giravo, ma non li ho presi tutti. Ve l'ho detto, lo farò per conto mio. E questi cosi qua non mi dicono troppo. Potrei anche con Raritarium che ho fatto andare a potenziare la nave, ma non mi serve adesso. Quindi rimane una cosa e basta. Ovviamente dopo anni riavrò la mia vendetta. Riuscirò a finire questo gioco. Adesso voglio vedere un attimino veramente quanto differente potrà mai essere sta battaglia. Cioè voglio capire perché ho sofferto così tanto. Guarda che ci sono anche i piani di sotto. Vai, eccolo lì. Allora ho un po' di robe, non mi ricordo un cacchio della battaglia. La palla. La palla me la ricordo. Piano, 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 piano. Non mi ricordo purtroppo quanta vita avevo ai tempi.
Dove andava? Andava a mangiare qualcosa? No. Gira a caso. Lo sto sfondando, eh. Lo sto sfondando, raga. Aspetta. Devo mettere uno scudino. Ok, fai lo schiacciamento, cos'è? Sì. No, io ti schiaffo una... Poi. Schiaffo una bella mina lì. Via. Ci sono anche i robottoni che muoiono, è vero? Che lui non gliene frega niente, li investe. C'è una cassa degli strumenti. E ragazzi, tornate fuori un attimo. Non sto capendo tutta la difficoltà che trovavo. Lo sto aprendo. Aspetta, raga. Ah, non mi ha ammazzato nemmeno. Dai, ridammi lo scudo. Guarda quante vite li tolgo. No, sto veramente pensando come è possibile, come cosa. Ah, si è mangiato una bomba. Ci sei riuscito! Oh, tutto a posto. Questo è il vero dottor Fizzwidget. Quark lo ha tenuto nascosto in un ripostiglio tutto il tempo. Signori, avete la mia più grande e profonda gratitudine. No, non è stato nulla, si figuri. Mi spiace solo di non aver recuperato l'elicomorph. Giusto. Quale pensi che sia il problema? Non saprei. Potrebbe richiedere mesi di ricerca e... Ha messo la batteria al contrario. Ops. È proprio un imbecille fino all'ultimo. Che stupido. Devo soltanto amplificare l'apparecchio con i trasmettitori della Megacorp. Questo dovrebbe curare gli altri protopet. Clank? Oh oh. È tutto ok, posso ripararla. Lo prometto. Ma raga, ma aiutatemi, prego. Cioè, no. Cioè, è veramente. Io da bambino. Questo gioco non l'ho mai. Era l'ultimo. Non l'ho mai finito io sto gioco. Per colpa di sto boss. E vi ripeto. Per carità, non penso di avere. Non avevo il mio problema che ho adesso del collezionismo e del perfezionismo, tra virgolette. Del completismo, ecco. Io giocavo. Cioè, da bambino giocavo e quello che era era. Ma non pensavo di essere messo così male. Non credevo veramente di essere messo così male. Non avevo l'esperienza che ho adesso, per carità, per capire come potrebbe funzionare un gioco. Mark Serb. Una battaglia, scusa. Cioè, nel senso. Allora, che cosa ti piace fare? Adesso rotola, lo vedi e dici: ah, ok, mi sposto. Oh, santo cielo. Poi, cosa è successo a Quark? Ho sentito che lavorava per la Megacorp. Salve! Siete nuovi di queste parti? Dovreste provare il nuovo Probomatic. Quella piccola bellezza ti ripulisce alla grande. Ho appena finito di testare il lucidatore di corpo. Adesso la mia carrozzeria è morbida e lucente, senza alcun segno e senza ammaccature. A più tardi. Ci vediamo. Il soggetto 23A è pregato di presentarsi subito per il test del biforcatore. Beh, il dovere mi chiama. Va bene, ragazzi. Ah, è diventato un tester. Allora, hai testato questo coso? Oh, aspetta, è per questo che sono qui. Ancora una cosa. Boh.
Torna indietro nel tempo a prima della sconfitta di Quark. Allora, una nuova partita sfida mi prende guadagnare dei bei bolt. Trattandosi della versione più difficile del gioco, puoi vedere delle armi potenziare ulteriormente. Potenziare ulteriormente acquistando mega potenziamenti presso i venditori. Non sono loro, vero? Non è il tizio. Nuove caratteristiche nel menu speciale. Allora, dato che devo farmare Bolt in ogni caso, e non sono i 2 milioni del trofeo, ma sono i 3 milioni e mezzo che mi servono solo per comprare e finire le armi e le armature, la sfida la faccio. In più, se non sbaglio, in modalità sfida dovrebbe mantenerti e farti vedere i punti stile che non hai preso. Vabbè, questo adesso noi abbiamo già visto tutto, quindi non mi interessa niente. Guarda che non c'ho niente. No, invece sì. Beh, le armi me la... Vabbè, sì, le armi me le ha lasciate, ovviamente. Perché sono... bianche? Non lo so. Anche perché lì sono esplorate. Abbiamo... cos'è? Speciale. Salta in diverse parti del gioco? Ok. Alcune chicche alla rinfusa, magari era assortito. Cos'è quasi come per stellare? What the f... ma che cacchio... ma è una pecora! Vabbè, lasciamo perdere. E no, appunto, ci sono i punti stile che ti fanno vedere quali hai preso e quali no. Un po' come era nell'altro. 7 su 30 ne ho fatti. Ma questa è una roba che faccio per conto mio, quindi questa non mi interessa sicuramente. Lì ci sono i codici. Oggetti. Qua non ci abbiamo nient'altro. Bolti platino trovati 24, usati 24, rimasti 0. Vabbè, sì, perché... ma non ti dice però quali ci sono... no. Vabbè. Quella è tutta roba che... metto un attimo pausa perché poi fa casino. Quella è tutta roba che adesso mi finisco per conto mio. L'importante è stato... esplorare e vedere un po' tutto il gioco. E... no, beh, mi ha lasciato un attimo sconvolto la battaglia finale, perché veramente... non avrei mai pensato che potesse essere una cosa impossibile... perché non aveva senso mettere una cosa impossibile in un gioco del genere dopo appunto quello che avevamo giocato. E... ma non me l'aspettavo così facile, cioè mi aspettavo un attimino un qualcosa di più complesso. C'avevo probabilmente 10 anni, raga, quindi non lo so come l'ho demolito. Non vuol dire che proprio ho tirato dritto, ma infatti certe cose non me le ricordavo nemmeno. Vabbè, ad ogni modo, questo ragazzi era Ratchet & Clank 2. Dategli il sottotitolo che volete, versione europea, americana, quello che è. Era il 2. Come sempre, fatemi sapere se lo conoscevate, se l'avevate già giocato, se l'avete visto da qualcun altro. Molto bello. Una cosa invece però che non mi è piaciuta troppo, che ho notato purtroppo, è il fatto dei nemici. Non lo so. Cioè, ci sono, a parte la difficoltà sproporzionata in certi momenti e il farming eccessivo che bisogna fare perché comunque devi, appunto, armature. Io ho sofferto molto il fatto delle armature per i danni che mi facevano, ma anche la varietà dei nemici. Non ce n'erano troppi, non ce n'erano. Erano veramente pochi. Erano tutti uguali. Cioè, anche nelle arene erano tutti gli stessi. Questo è un po' un peccato, ma vabbè, però per il resto mi è piaciuto. Vedremo sicuramente poi in futuro cosa hanno combinato con il 3. Io per il momento vi saluto. Noi ci rivediamo prossimamente con una nuova serie. Qui da Lannulf è tutto. Ciao a tutti.